problemi criminali, anzi negli anni 70 è stata l'Agro Cerino Sarnese una di quelle zone incredibilmente esposte al fenomeno criminale camorristico. Basti pensare che in una città che si chiama Pagani, penso molti di voi la conoscano qui in Campania, era assimilabile a Corleone, alla Corleone di Riina. Pensate che Il Mattino in quegli anni titolava ogni tre giorni, parlando di Pagani, la Far West di Salerno, della provincia di Salerno, il Far West della provincia di Salerno. E a Pagani successe una cosa alla metà degli anni 70 che nessuno ricorda, che il capoclan della città, il boss, il guappo del paese, che diciamo, si chiamava Salvatore Serra e aveva un soprannome importante, Cartuccia, per mettere a tacere quelli che sarebbero potuti diventare i suoi avversari, non si spaventa, entra insieme a suoi due uomini in un cinema e li ammazza in un cinema. Questa cosa è molto simile ad un'immagine, lo dicevo prima a Gigi, ad un'immagine di uno di quei film, di quei B-movie degli anni 70, gli anni 70 ricordiamo solamente per i B-movie e per i film sexy erotici. Questi B-movie invece raccontavano una realtà violenta, un'Italia veramente violenta. E in uno di questi film, che si chiama La Mala Ordina, c'è una scena simile, una scena in cui la mafia elimina un boss mafioso, elimina i suoi avversari al cinema. Perché ho detto questo? Perché mi si è chiesto, venendo qui stasera, di parlare di camorra e cultura, o quantomeno di se la camorra si inserisce anche negli elementi culturali della città di Napoli, della Campania. Noi abbiamo commesso un errore in tutti questi anni, quello di credere che solo la mafia avesse dei presupposti culturali, la cosiddetta mafiosità. Guardate che la camorra si alimenta quotidianamente nella cultura popolare napoletana, che spesso diventa la degenerazione di quella che noi abbiamo propalato come napoletanità. Ho scritto un libro che non è un caso si intitola come il titolo di un film di Mario Merola negli anni 70, del 1978, Napoli, Serenata Calibro 9, che ha un sottotitolo incredibile: I mandolini suonano, i mitra cantano. Questa era la realtà, una realtà diffusa, un racconto di immagine diffusa dell'Italia e di Napoli negli anni 70. Ma lì noi cominciamo a capire, vedendo quei film, i primi elementi di modernizzazione delle forme criminali napoletane. In tutti quei film, la vecchia camorra, interpretata da Merola, rappresentava un argine alla nuova camorra, che invece, in combutta con la mafia, e proprio in quegli anni è vero storicamente, la mafia cominciava ad avere un rapporto diretto con i clan in Campania. Basta pensare che il maggior contrabbandiere della città di Napoli, Michele Zaza, era affiliato ai clan siciliani. Quei film raccontano come la città di Napoli sta modificando, e quei film lo raccontano attraverso delle note. Napoli, Serenata Calibro 9 è anche una canzone, o meglio, è la canzone principale di quel film, e il film prende il nome da quella canzone. E Merola dedica una serenata alla città chiedendo scusa, perché deve fare giustizia, si deve fare giustizia da solo. Ma questi sono aspetti che rimangono ancora nell'ambito di una cultura che ha un valore popolare forte radicato nella città di Napoli. La svolta avviene alla metà degli anni Ottanta, quando c'è una scissione vera che è urbanistica e sociale della città di Napoli rispetto anche alle tematiche della cultura. Con la formazione, con l'occupazione delle periferie, si forma un'organizzazione culturale autonoma che slega dal rapporto promiscuo che c'era nella città, diciamo, della cultura della napoletanità, che metteva insieme il nobile e il plebeo, il borghese e il proletario. E si formano nelle periferie della città di Napoli soprattutto dei fenomeni di isolazionismo sociale. Qui si produce una nuova cultura autonoma popolare, che è quella che oggi noi chiamiamo neomelodica.
Guardate che alla metà degli anni 80, alla metà degli anni 80 ci sono due fenomeni. Uno di questa diffusione della neomelodia, l'altro, diciamo, di come questa melodia cerca di rappresentare anche le difficoltà di Napoli. L'una diventa una descrizione di una Napoli che è marginale, deviante, l'altra invece di una Napoli povera. L'una, la Napoli povera, viene raccontata da D'Angelo. La Napoli deviante comincia ad essere raccontata nelle periferie da questi neomelodici. Non la voglio fare lunga, ma voi andate ad ascoltare le canzoni che dopo questo processo storico si sono avute nel racconto della città in periferia e troverete una canzone del 1996 di Gino Del Milo che si intitola O Killer, una canzone che è arrivata alla cronaca della commissione antimafia, che non riusciva a spiegarsi come è possibile che nella città di Napoli si avessero dei testi che giustificavano il potere della camorra. Volete sapere che cosa dice, e termino, questo testo della canzone O Killer, cantata da Gino Del Milo? Inizia con la solita telefonata a mamma, in cui dice: mamma, voglio tornare a casa perché mi sono scocciato di 20 anni di carriera. E la prima cosa che uno pensa, dice: chi sta fa un killer è riuscito a fare 20 anni di carriera, nessuno ha acceso ancora. Questa è il primo diciamo, la prima cosa che uno può pensare, diciamo, e poi vi dico perché per me è preoccupante. Il secondo aspetto che lui dice è dice che lui ha fatto carriera grazie a questa cosa. E dice: ma che me ne faccio di una casa in montagna e di una villa al mare se poi non me la posso godere con la mia famiglia? Quindi immaginate un giovane della periferia di Napoli che sente una canzone di questo e che non ha altra soluzione molto spesso in una rete che diventa una sorta di rete clientelare orizzontale, dove la camorra, come si diceva in quell'articolo mio citato all'inizio, è molto spesso supplisce alla presenza dello Stato. Dice: allora un killer si può fare per 20 anni, si può accumulare denaro, si può avere una casa a mare, una villa in montagna. E questa cosa diventa un elemento, diciamo, di suggestione. E le fasce suggestionabili nella indigenza sono fortemente colpite. Vi faccio un esempio veramente finale. Tutti dite e state sostenendo la causa Io sono Saviano. Nel libro di Roberto Saviano c'è un episodio in cui si racconta perché un ragazzo preferisce andare a fare il guaglione dei clan piuttosto che fare il garzone in pizzeria. E non è più una questione del lavoro o dell'etica del lavoro, ma è una questione di suggestione, di potere, di visibilità, di immagine, di capacità di rappresentare attraverso la violenza ciò che non si riesce più a rappresentare con l'etica del lavoro, del rispetto. Chiudo dicendo: sapete come termina il video di quella canzone O Killer, che diciamo anche sconfina nel trash? Con una cosa incredibile: il killer alla fine, dopo tutto questo, rinuncia alla sua carriera criminale e butta la pistola a mare. Il regista inquadra la pistola galleggia, perché è una pistola finta. La verità è che non è finto il messaggio culturale che c'è dietro questa canzone, perché se si racconta una storia che nasce in un quartiere di un killer e poi una storia che nasce nel quartiere si racconta del mio amico camorrista e poi si racconta in una storia che nasce in un quartiere femmina d'onore, cioè la donna del pentito, della donna tradita, la donna del boss tradita dal pentito che deve farsi giustizia da sola, e se poi si racconta simmagendi di mezza via per cui mamma può chiagnere quando volesse, ma è più importante il nostro ruolo di boss della camorra piuttosto che l'amore di mamma, della famiglia o quant'altro, vedete che viene stravolta
la cultura popolare napoletana attraverso cui si è alimentata quella immagine che noi vogliamo portare di Napoli, che è un'immagine che è andata nel mondo, che è l'immagine della canzone classica napoletana, che è l'immagine che i nostri emigranti ancora oggi hanno sulla quale vivono, e che non è più questa, e che molto spesso facciamo passare questa storia della cultura e della napoletanità come una giustificazione anche del nostro essere criminali. Grazie.